nostro paese, una parte il cucino nella sala del sindaco per un momento importante che conclude un anno intenso di attività della Fondazione Mediterraneo, ma soprattutto un anno intenso del percorso della Vela Rossa, il nostro totem della pace. Sottoscriviamo col sindaco Nicola Parisi un protocollo d'intesa importante, fondato innanzitutto su una cooperazione internazionale tra la nostra istituzione, le nostre reti e il comune di Pucino, e poi su quattro assi concreti. Il primo, la realizzazione dell'opera monumentale Totem della Pace, che in poliestere sarà ospitato in questo prestigioso palazzo sede del comune di Pucino e completerà il corso di questo anno e passerà idealmente il testimone ad altre opere monumentali che si stanno realizzando nel mondo. Il secondo, quello di istituire qui la consegna e un momento di analisi, di riflessione con un evento di portata mondiale del Premio Mediterraneo Sezione Archeologia dedicato a Marcello Gigante, che ha la doppia veste di essere stato uno dei membri principali, fondatori della nostra istituzione ed essere nativo di Pucino. E la terza, quello di promuovere questo paese che si trova in un contesto eccezionale con la sua storia, la sua ricchezza, il suo ambiente, in un ambito internazionale come esempio di buona pratica. Insomma, la Vela Rossa di Molinari, che quest'anno a Natale allieterà con le sue opere, con altre opere tratte da Lucida Artista di Torino, la città di Pucino, è stato il filo conduttore che ci ha condotto qui questa sera per firmare questo accordo importante. Al sindaco un commento. Sì, ci fa incontrare il grande artista di caratura mondiale Molinari. Noi siamo ben lieti di ospitare nei giorni festivi, natalizi, le opere del maestro Molinari. Ci dà pure l'occasione di conoscere la Fondazione Mediterraneo con tutta la sua eterogeneità di appuntamenti, di impegni, di straordinari momenti vissuti non solo in Italia ma nel mondo. Ovviamente per noi è un onore far parte della Fondazione Mediterraneo, peraltro la stessa si propone un momento di visibilità, di conoscenza, di informazione che soprattutto la nostra realtà, in particolare Pucino, ma insomma tutto il territorio, ne ha bisogno per far conoscere a più persone, uomini, donne, altre nazioni, quelle che sono le nostre ricchezze. Estremamente importante, così come sottolineavo un attimo fa il professore Capasso, è importante sottolineare questa convenzione tra il Comune di Pucino e appunto la Fondazione Mediterranea, che prevede come momento saliente la possibilità di organizzare il Premio Mediterraneo Marcello Gigante per l'archeologia. È un modo come un altro per ricordare questo nostro illustre ed insigne concittadino, ma anche per mettere in evidenza quelle che sono le peculiarità, le specificità e le qualità del nostro paese, che appunto è l'archeologia. Peraltro la Fondazione ci dà anche la possibilità di rendere visibili anche i prodotti tipici, che ovviamente l'olio in primis, ma insieme all'olio anche tanti altri prodotti di cui è ricca la nostra cucina, la nostra dieta molceana, così come l'abbiamo battezzata qualche anno fa. Insomma, è un'opportunità, io di questo ringrazio ovviamente il professore Capasso che sta qui accanto a me, per chi dà la possibilità al comune, ma in quanto comune ad una comunità intera, di avere davanti a sé una platea amplissima, spazi non dico infiniti, ma sicuramente di caratura internazionale. E ovviamente pubblicamente, qui come altrove, avrò sempre modo e tempo di ringraziarvi.